davanti al confuoco, Pino se ne stava, il cielo osservava e il viaggio sognava. Suo nonno era un saggio, sua madre una maga, e il mondo per lui una lunga strada. Di notte sognava i lunghi altri fuori, sapeva fino che c'era di più. Mercati, pericoli e nuove scoperte, profumi di spezie, cammelli e deserti. Ma un giorno una stella gli disse ritorno, e nel tuo viaggio di nuovo potrai scambiare tesori di uomini e terre. L'Associazione Culturale Yucali è arrivata al termine della sesta edizione del concorso di fiabe Oggi racconto io, che quest'anno aveva come sottotitolo Popoli costruiscono le eterne opere dell'ingegno. I ragazzi tra gli 8 e i 14 anni di Bologna e provincia si sono esercitati su questo tema, inventando delle fantastorie, che sono storie un po' vere e un po' inventate, sulla ideazione e realizzazione di grandi opere d'arte dell'umanità. Hanno fatto delle approfondite ricerche storiche e poi hanno condito la ricerca con la loro fantasia, immaginando di essere stati anche loro presenti nel momento della costruzione dell'opera che hanno scelto. Oggi qui in Palazzo d'Accursio ci sarà la premiazione, attribuiremo 22 premi tra singoli, gruppi, famiglie che hanno partecipato, e siamo sicuri che i ragazzi saranno contenti di riscuotere il premio per le loro fatiche. Sul Pakistan? Sì, sul Pakistan, perché quest'anno è arrivata una bimba nuova e ci siamo ispirati a lei per farla un po' sentire parte del gruppo. Ed è bellissimo questo, quindi ti meriti tu e anche tutti i tuoi compagni. Giorgia vince un bel pacco di libri ed un abbonamento a 3 spettacoli per un ragazzo e 2 adulti al Teatro Testoni, ragazzi, per la prossima stagione da scegliere tra quelli della compagnia della baracca. Vai anche a teatro. Dopo aver partecipato a questo lungo progetto, che ha portato già a tante soddisfazioni i ragazzi, perché le loro fantastorie sono state anche drammatizzate ogni settimana durante la trasmissione radiofonica Il Polverone Magico, che conduciamo tutte le domeniche su Radio Città Fujiko, Ciao Radio, Radio Radar e Radio Stella. Che studi è che ci sono documentati, sono andati a ricercare e hanno studiato la storia, la geografia e tante belle cose interessanti per fare questi bellissimi racconti. Bravi, bravi, veramente.